presidente Gianmarco Centinaio, da che cosa deve ripartire la Lega Nord oggi? Deve partire sicuramente dai grandi risultati che ci sono stati negli ultimi mesi, un risultato elettorale importante sulle elezioni europee e un grandissimo risultato per quanto riguarda il referendum con milioni e milioni di firme raccolte negli ultimi mesi. Ripartiamo da lì, ripartiamo dalla concretezza, ripartiamo dalla voglia di fare, ripartiamo dai militanti che si sono impegnati in questi mesi e che hanno permesso alla Lega, a Matteo Salvini, di ottenere dei grandissimi risultati. Le riforme sono al centro del lavoro dei parlamentari in Senato, la Lega Nord dice o cambia o altrimenti non ci sta. Sì, lo stiamo dicendo, ormai lo stiamo dicendo da 2 settimane a questa parte, abbiamo detto chiaramente in aula al Senato che la posizione della Lega è molto chiara, questa riforma così com'è non ci piace, abbiamo presentato circa 100 emendamenti dove chiediamo delle cose importanti, dove chiediamo meno Europa, dove chiediamo più democrazia, perché è importante che i cittadini abbiano democrazia, dove chiediamo più autonomia e più possibilità di operare per quanto riguarda le regioni. Chiediamo delle cose semplici, ma ci sembra che questo governo non ce le voglia dare e se così sarà l'opposizione della Lega da lunedì in aula sarà un'opposizione dura e sarà un'opposizione che il ministro Boschi e il premier Renzi non si aspettano neanche, non possono immaginarsi cosa faremo. Dalla riforma del Senato all'Italicum sembra che al governo di Matteo Renzi pensi solo alle misure spot. Sì, misure spot, misure elettorali, misure con accordi e accordini insieme a Forza Italia, insieme a Berlusconi e pare insieme anche al Movimento 5 Stelle. Anche in questo caso noi l'abbiamo detto in più di un'occasione. Basta cose spot, noi vogliamo qualcosa di concreto, vogliamo delle proposte serie e partire da quelle che sono le reali necessità del Paese. Vanno bene le riforme, ma proprio da questo congresso dove parliamo di lavoro vogliamo che questo governo rispetti quelle che erano le promesse e gli impegni che si era preso il Presidente Renzi a inizio legislatura. Parliamo di lavoro, parliamo di persone che non riescono ad arrivare a fine mese, parliamo di aziende che chiudono, parliamo di pensioni che hanno dei grossi problemi anche loro con pensioni da fame. Noi vogliamo parlare di queste cose. Le riforme sono una cosa in secondo piano, non sono la nostra priorità.